Ci troviamo in zona Saione, esattamente a pochi metri dal punto più caldo della città di Arezzo, esattamente Campo di Marte. Qui in questa strada, in via Vittorio Veneto, ci sono, dalla parte destra del marciapiede, molte attività e siamo stati chiamati dai commercianti che sono quotidianamente a stretto contatto con il pubblico, le persone, la gente, tante, numerose, che frequentano questa importante arteria cittadina. Le lamentele purtroppo non mancano. Situazioni quotidiane di degrado proprio anche a livello urbano, esatto. Avevamo dei giardini, dei piccoli giardini qui davanti che venivano curati e momentaneamente invece sono stati totalmente abbandonati. Cioè, noi chiediamo a chi dobbiamo chiedere, a chi dobbiamo rivolgerci per avere veramente una situazione di arredo e di decoro urbano, ecco, di decoro urbano. I pochi commercianti, ecco, diciamo, cerchiamo di mantenere un decoro, mettiamo delle piante, puliamo tutti i giorni, ma è veramente una roba allucinante. Per non parlare delle frequentazioni di questa zona, dove non esiste più un controllo, dove non c'è più una pattuglia della polizia, dove non viene nessuno. E anche noi che abbiamo dei negozi siamo anche impaurite certe volte, perché entrano delle persone che... cioè, è veramente lasciato tutto al degrado. Io dopo 40 anni che so che io dall'83 ormai che lavoro in questa zona, devo dire che c'è stato veramente un collasso, no? Perché siamo arrivati a livelli di degrado veramente allucinanti. Però c'è stato un momento dove le istituzioni, le associazioni, gli stessi commercianti si sono mossi e per un periodo un po' di controlli anche a livello di polizia, di vigili, ci sono stati. Ora è calata questa cosa e chiaramente calando questo ricresce un po' di persone che sarebbe meglio che non lo frequentassero questo quartiere. In più siamo arrivati al punto che anche i giardini, anche insomma come decoro urbano siamo veramente a livelli a zero, diciamo a zero, perché proprio non c'è più un giardino curato, non c'è più una pianta potata, non c'è più... Ci siamo noi che ancora c'è questo angolino che credo che sia importante, perché ancora c'è dei bei negozi qui e credo che purtroppo Saione è stato il capro espiatorio di tutto quello che succede a Arezzo, perché quello che succede ai giardini e ai porcinai, succede in Guido Monaco, succede a Sant'Agostino, non succede solo qui. Qui è stato un po' il capro espiatorio. Io credo che ancora questa, essendo anche la strada di principale accesso alla città, quindi come anche area praticamente ha gli stessi diritti del centro storico, credo che sia ancora una delle strade più importanti della città e credo che sia un diritto e un dovere da parte delle istituzioni che ci venga messo le mani e riqualificata un attimino, perché noi e la nostra parte la facciamo, ancora ci sono dei negozi importanti. Si sta facendo tutta la nostra parte per rendere la zona pulita e vivibile, però bisogna che qualcuno ci metta le mani e riqualifichi. A noi ci interessa che sia pulita, ordinata, che perlomeno il decoro urbano sia riportato a certi livelli, senza parlare di ordine pubblico, che lì veramente siamo anche peggio del decoro urbano.